Ciao amici e bentornati su AVK Studio. Ho letto il primo numero del nuovo fumetto Transformers uscito nell'ottobre del 2023 e oggi ve ne voglio parlare. State con me. Questo fumetto è pubblicato da Skybound Entertainment, che ha acquisito i diritti o la licenza di pubblicare cose dell'universo Hasbro. E si sussegue a IDW che invece la licenza non ce l'ha più. E questo primo numero si colloca in una nuova continuità dal nome Energon o Energon Universe, che include anche un inedito dal nome Void Rivals e perfino una linea di fumetti dedicata a G.I. Joe. E sono tutti sapientemente collegati nella stessa storia. Mi riferisco a Duke, una miniserie di 5 volumi in uscita a dicembre, e Cobra Commander, che è un'altra miniserie di 5 volumi che invece vedremo a gennaio 2024. Ecco, vorrei mantenere gli spoiler veramente al minimo, ma non posso non mostrare alcune delle tavole del fumetto, alcune delle cose che mi hanno veramente fatto piacere. Guardate che colori vibranti e che disegni davvero intriganti. Qui si vedono Ratchet e Optimus Prime, veramente, veramente molto G1. Questo è veramente bello. L'opera è nata dalla sapiente mano di Daniel Warren Johnson e inchiostrata da Mike Spicer. E questo primo numero che io ho letto sembra proprio una rivisitazione moderna del primo arrivo dei Transformers sulla Terra in perfetto stile G1, cioè con l'Ark che si schianta sulla Terra, loro che sono disattivati per tanti anni, vengono parzialmente rigenerati da Teletran 1 e subito si arriva nel vivo della battaglia con un calcio volante di Ratchet in faccia a Starscream. E lui ha la sua proverbiale voglia di distruzione, qualora ve lo state chiedendo. Il fumetto è breve, cioè piccino, insomma, fumetto americano, breve, però intenso. Ha un sacco di elementi ben conditi e cattura l'attenzione e la voglia, almeno la mia l'ha catturata, la voglia di proseguire. Primo tra tutti i disegni, nel senso che chiunque abbia un pochino di rispetto, di amore per i Transformers, quando vede Optimus Prime così dice wow! Poi c'è ovviamente una partecipazione umana, c'è la partecipazione di Skyfire o Jetfire o Aquila, c'è un po' di dramma familiare, una storia adolescenziale, una piccola storia d'amore, forse, forse, tra due amici. Lui che vuole fare l'astronauta, lei che vuole fare invece studi artistici. E c'è anche un colpo di scena finale abbastanza sanguinolento. Tantissimi gli elementi di richiamo alla storia originale, l'amicizia di Starscream e Jetfire e la rivalità, vabbè, la rivalità è proverbiale tra le fazioni, la componente umana naturalmente, sono alla fine invasori, alieni, quindi gli uomini fanno parte di questa storia. Una cosa invece che personalmente un po' mi fa storcere il naso è la quantità di variant cover disponibili per il primo numero. E io faccio notare che ho second printing, cioè questa è la prima ristampa o la seconda stampa. Questa seconda copia con il team degli Autobot in copertina, vediamo Optimus, Ratchet, Wheeljack, RC, Cliffjumper, vediamo un pezzo del trailer di Optimus Prime che esce. Bene, questa copia è per Christian Diamond, che è un fumettista italiano che mi ha regalato il suo fumetto e quindi questa mi sembrava una bellissima cosa per ricambiare. Cioè io mi rendo conto che avere tante copertine diverse per lo stesso numero aumenti un pochino l'interesse collezionistico e che vada ad alimentare una cosa che non è mai stata separata da Transformers, ovvero il marketing, che è poi l'anima di tutta questa cosa. Dando anche molto altro spazio a fumettisti diversi per contribuire all'opera con le loro copertine, ci sono anche tanti italiani. Se non ho capito male, se ne contano circa una quarantina di variant. Avete capito bene? 40 variant per il primo numero. Ah, non ho detto che questo fumetto è, credo, solo disponibile in America per ora, magari in Italia ci arriva, però io vivo qui e quindi me lo sono comprato. Però avere 40 copertine diverse non confonde un po' la riconoscibilità del primo numero, insomma,
Boh, io poi non sono esperto di fumetti, però a me ha fatto un po' storcere il naso questa cosa. Invece degna di nota è la lettera finale che Daniel scrive ai lettori. È una lettera d'amore per il marchio Transformers ed è una lettera direttamente rivolta a chi ha completato il fumetto, ha completato il primo numero, ha voglia di altro, ha voglia di ancora e invece si trova un angolino della sua vita raccontata in maniera molto tenera, un ricordo di infanzia, lui che da bambino si portava Optimus Prime sul bus andando alle elementari e perde i pugni sotto una sedia. Storia di tutti, perdere i pugni di Optimus Prime. Però ecco, mi è piaciuta molto questa cosa. Ha dato una nota molto personale che ho apprezzato. In conclusione, questo fumetto mi è piaciuto moltissimo. Mi ha lasciato tanta voglia di proseguire, di vedere come va a finire o in realtà come si sviluppa questa storia, perché abbiamo visto solo pochissimi dei protagonisti che ci aspettiamo. E mi ha lasciato anche un pochino di nostalgia leggendo la lettera finale di Daniel. Mi riporta un pochino ai ricordi di infanzia, ma non solo. Io vedo Leo che tutte le mattine va a scuola portandosi un Transformers, uno nuovo tutti i giorni, e mi ci rivedo. Grazie per aver seguito un altro video su AVK Studio, un luogo dove si gioca, si impara e si cresce, ma senza mai diventare grandi. Until the next one.